All'ECMA dello scorso anno una delle moto che più mi ha incuriosito è stata la BMW F900 XR. Non è stata la scheda tecnica con i 105 cavalli e la rivisitazione del motore, l'ormai classico bicilindrico parallelo cresciuto fino a 895 centimetri cubi, quanto la consapevolezza di avere a disposizione una moto con cui fare tutto molto bene. Adventure Sports è il termine coniato da BMW per identificare questa famiglia di moto con il manubrio alto e le ruote da 17 pollici con gomme dal profilo sportivo, nata con l'XR1000, quella con il motore, derivato dalla supersportiva a 4 cilindri da 165 cavalli, ma di lei parleremo i primi giorni di marzo in modo approfondito. Insomma, questa XR900 ha prestazioni molto meno estreme ma promette comunque bene, perché è bilanciata bene, prestazioni con il peso di 219 kg in ordine di marcia. Ha una posizione in sella confortevole e protettiva e dettagli dedicati però a chi vuole guidare come si deve. Dischi con pinze Brembo, una buona elettronica e la solita cascata di accessori per il turista o lo sportivo. La base tecnica è condivisa con quella della nuova nuda, la F900R, anch'essa presentata a ECMA 2019. Bicilindrico, in linea, fasatura 270 gradi, 895 cm3, alcuni dati, 105 cavalli, 92 Nm di coppia, equipaggiato con frizione antisaltellamento. Intanto diciamo che è migliorabile la risposta del cambio anche se equipaggiata di quick shifter. L'innesto della marcia non è preciso, è un po' ruvido e si sente maggiormente il tutto in scalata. Condivide la base tecnica con la F900R, dicevamo, ma offre una visione più eclettica del segmento, che ha pretese sì da viaggiatrice, perché la triangolazione, sella, pedane e manubrio è votata alle lunghe percorrenze, ma non tradisce il nome che porta addosso, XR, che significa guidare e di buon passo. 219 kg in ordine di marcia, questa, secondo BMW, può essere la vera Sport Touring 3.0. Innanzitutto parliamo di posizione in sella, le pedane sono un po' avanzate, il manubrio è alto e le sospensioni sono rialzate, che significa di fatto un buon equilibrio già dal momento in cui le sali in sella, perché tocchi bene con entrambi i piedi, hai una posizione rialzata con il busto bello dritto e una visione, come dico spesso guidando questa tipologia di moto, una visione d'insieme che ti permette di avere chiare le condizioni del traffico e di quello che ti troverai davanti parlando di curve. E questa è una delle caratteristiche che accomunano già la vecchia XR1000, che mi era piaciuta molto per la posizione in sella, quanto questa che ha il vantaggio di essere decisamente più snella e anche un po' più facile da guidare. Quando sali in sella ti accorgi ovviamente che la triangolazione è stata pensata proprio per i lunghi viaggi. Se devo fare una critica, è legata sostanzialmente alla sezione della parte centrale della moto, perché benché tu appoggi correttamente i piedi sulle pedane, poi tendi ad avere le gambe un po' chiuse, come se ci fosse una differenza evidente tra la sezione del serbatoio e quella dove alloggi appunto i piedi. Detto questo però, mi piace come hai subito il feeling buono di guida già percorrendo i primi metri che ci hanno portato lontano dall'albergo e ti portano immediatamente poi a guidare in modo deciso. Sempre riferito alla posizione in sella, trovo che sia molto confortevole anche per il passeggero. La scelta di avere le pedane un po' più basse con la sella correttamente separata dal guidatore ti offre così una posizione anche in questo caso di privilegio e ti permette di avere anche in questo caso tempo di guardarti intorno e non soltanto il casco di chi ti precede. Acciaio per il nuovo telaio perimetrale, mentre il forcellone è in alluminio e così la XR è una moto tutta nuova. Le differenze con la R, la Naked, sono da cercare nell'escursione delle sospensioni, che cresce rispetto appunto alla R da 135 a 170 mm per la forcella e guadagna 30 mm passando da 142 a 172 mm per la ruota posteriore, oltre che nelle ruote vitali, cambia l'offset della forcella e l'avancorsa. Anche in questo caso è possibile adottare il sistema ESA di sospensioni elettroniche, che funziona però solo al posteriore, mentre la forcella non è regolabile nemmeno meccanicamente.
Il nuovo motore della XR 900 è fortemente legato al passato, cioè quello che conoscevamo, il bicilindrico parallelo da 850 centimetri cubi, però è stato rivoluzionato dal punto di vista dell'elettronica. Le prestazioni ci sono, i 105 cavalli sono 105 cavalli buoni che girano però alti. Sostanzialmente hai la sensazione che sia tutto stato spostato un po' verso l'alto. Normalmente io quando guido le BMW ormai negli anni ho imparato a riconoscere quello che sono le cose che mi piacciono e ho sempre apprezzato molto la dinamica di guida road, la più dolce se vogliamo. In questo caso sono bastati pochi metri per capire che quello che invece è per il mio modo di guidare, è quello più adatto al mio stile di guida, è sicuramente il Dynamic e il Dynamic Pro, perché su road il motore è veramente morbidissimo nell'erogazione, fino a 3500 giri il motore sembra quasi non partire. Quello che dicono i tecnici di BMW che è stata una scelta dettata proprio per rendere ancora più confortevole la vita di coppia, quindi evitare il primo on-off quando si accelera, che potrebbe dar fastidio sostanzialmente al passeggero, ma a mio avviso si è forse un filino esagerato. Ritornando a Dynamic Pro, tra l'altro completamente regolabile sui vari setup, cioè a livello di erogazione del motore, risposta del DTC che è il controllo dinamico della guida, torna ad essere quello per cui secondo me questa moto nasce, c'è uno spirito comunque un po' sportivo mascherato in parte da turistica ed è quello che poi le dà maggiormente giustizia, perché si guida rapidamente, le gomme da 17 pollici offrono il giusto grip e la dinamicità della moto è piacevole, cioè è svelta, è rapida, si inserisce bene in curva e francamente ho ritrovato un po' quel concetto che veniva espresso alcuni anni fa delle grandi motard. Qui siamo ovviamente un po' più protetti, però lo spirito sportivo non è venuto meno, anche in questa versione un po' più piccola rispetto alla sorella 4 cilindri, la XR1000. La XR è una moto ben dotata in realtà, la strumentazione connessa è l'ormai classico display da 6 pollici e mezzo e sono presenti il sistema di avviamento keyless e l'adaptive cornering lights, una prima per la categoria. Due i riding mode disponibili di serie, road e rain, mentre optional ci sono i riding mode pro che migliorano i controlli esistenti e permettono regolazione di fino per cucirsi addosso il carattere del motore. Ne arrivano anche altri come la gestione del freno motore MSR e l'ABS che diventa cornering. Per soddisfare la maggiore attitudine al viaggio dell'XR, il serbatoio ha una capacità di 15,5 litri invece dei 13 della R. La F900 XR, ricordiamolo, sarà disponibile anche in versione per neopatentati con potenza limitata a 48 cavalli. Conclusioni sulla BMW F900 XR. Se penso allo scenario in cui si inserisce la F900 XR, l'unica vera concorrente che mi viene in mente in questo momento è la Yamaha Tracer 900. Prezzo della 900, 11.350 euro, chiavi in mano con primo tagliando e 4 anni di garanzia compresi. Poi di serie l'SC, il display TFT, luce a LED, due modalità di guida road e rain e parabrezza regolabile. Cosa migliorare? Come dicevo prima, la posizione in sella, la leggera differenza di sezione tra pedane, quindi con le gambe un po' larghe, e la parte delle ginocchia un po' più stretta, quindi gambe ad angolo, e per quello che mi riguarda l'apprezzamento questa volta proprio per le mappature un po' più sportive Dynamic Pro e Dynamic rispetto al road. Protezione dell'aria buona, ma ad esempio ho preferito usare il parabrezza in posizione ribassata perché diffonde meglio il flusso dell'aria, cosa che alzandolo invece non succede. Nella seconda opzione, quindi con il parabrezza più alto, facile da regolare, l'aria arriva decisa sul casco e lo fa scuotere un po'. Insomma, dovendo guidare anche in modo deciso, parabrezza basso e gas. Ciao!